Bentornati a MrGadget.tech. Oggi andiamo a riaccendere la nostra passione per la casa. Prima di cominciare, qualche raccomandazione o richiesta, iscriviti al nostro canale, attiva la campanella per avere subito una notifica quando pubblichiamo nuovi video e metti un like a questo video. Allora, cominciamo. Parliamo oggi di Roomba J9 Plus Combo, ovvero l'ultimo arrivato nella famiglia iRobot, e parliamo di un oggetto straordinario. Bisogna forse fare una piccola premessa, perché in effetti non è facile capire quali siano le differenze tra un robot aspirapolvere cinese da 200 euro e un prodotto come Roomba J9 Plus Combo, che invece si avvicina più ai 1000. Ma le differenze ci sono, e sono sostanziali, non solo dal punto di vista dell'hardware, ma anche da quello del software. Cerchiamo di vederle insieme. Partiamo dalla base di ricarica, quella che iRobot chiama la Clean Base. Quella di J9 Plus è tutta nuova, è in pratica un oggetto di arredo. Non c'è più bisogno di nascondere la base di ricarica del vostro robot aspirapolvere in qualche angolo remoto della casa, perché questo si può mettere in bella vista senza alcun tipo di problema. Le finiture sono veramente pregiate, ci sono i comandi anche per avviare il vostro J9 Plus sulla parte superiore, e al suo interno trovate il serbatoio dell'acqua, questo è molto importante, e anche il sacchetto di raccolta dello sporco, quello che permette di utilizzare per moltissimo tempo, oltre un mese, il vostro J9 Plus senza bisogno di effettuare alcun tipo di intervento manuale. Quindi la Clean Base è già un punto di differenza fondamentale rispetto a moltissimi altri prodotti che sono sul mercato, anche quelli che hanno una stazione base. Uno dei dettagli più rilevanti e più comodi è quello del serbatoio dell'acqua, perché ora potrete utilizzare per diversi giorni, anche quando non siete nella vostra casa, il vostro J9 Plus per lavare senza bisogno di ricaricare il serbatoio. E qui abbiamo anticipato un altro dettaglio importante, ovvero che il nuovo Roomba J9 Plus è in grado di aspirare e di lavare. Molti di voi diranno: sì, ma lo fanno già in tanti. Non allo stesso modo, perché qui c'è una differenza essenziale, quella cioè del panno per il lavaggio che si chiude e che viene allontanato dal pavimento in modo tale da non entrare mai in contatto con la superficie dei tappeti. Questo, guardate, che è un elemento da non sottovalutare. Ci sono alcuni prodotti cinesi che proprio non sono in grado di spostare il panno, e quindi quando si sale sul tappeto essenzialmente portano non solo il bagnato ma anche lo sporco che è stato raccolto direttamente sul vostro tappeto. Altri invece hanno una soluzione che si solleva leggermente, ma non a sufficienza, ancora una volta, per allontanarsi proprio dai vostri tappeti. Ecco perché questa soluzione, con un braccio meccanico che permette di ritrarre il panno e quindi di aspirare senza alcuna parte bagnata a contatto con il vostro tappeto, faccia davvero la differenza. E poi, e questo è un altro elemento fondamentale, c'è il software. Il nuovo Roomba J9 Plus introduce la nuova versione del sistema operativo iRobot OS. Che cosa cambia? Beh, c'è sempre la mappatura delle stanze attraverso una fotocamera, non il laser. Questo è un'altra differenza fondamentale. Il laser è in grado di vedere gli ingombri che ci sono intorno a voi nello spazio, la fotocamera è in grado di riconoscere gli oggetti e di riconoscere automaticamente le stanze. Non solo, perché il software di J9 Plus, quindi il nuovo iRobot OS, è in grado anche di riconoscere il tipo di ambienti e quindi di pulire prima le camere da letto, il soggiorno, e di lasciare solo in fondo la cucina e il bagno. In particolare il bagno per ultimo, perché voi non vorrete portare lo sporco che è stato raccolto in bagno in camera da letto. Quindi anche questo è uno dei sistemi avanzati di cui iRobot è dotato, che fa la differenza rispetto a qualunque altro robot oggi presente sul mercato.
C'è anche la possibilità di dire al vostro robot di non disturbare quando c'è qualcuno in casa, di programmare l'intervento, di programmare il tipo di intervento con un solo passaggio, con due passaggi, solo con l'aspirazione e il lavaggio. Tutto questo attraverso il software che vi permette di controllare in remoto tutto ciò che il vostro robot fa. Insomma, i robot aspirapolvere sono tantissimi, ma non sono tutti uguali. Ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech.